Amiche ed amici di Pachino Come News, un ben ritrovato sui nostri canali. Oggi sabato 7 maggio 2011 siamo in piazza Vittorio Emanuele per documentare il lavoro finito di questa ottava edizione dell'Inverdurata 2011. Oltre a farvi vedere fra poco quello che ci sarà in via Roma, siamo qui in piazza appunto dove si è tinta di tanto colore, tanti stand, vi è anche il palco che sicuramente state sentendo in sottofondo la musica. Alle mie spalle presente uno stand di Coldiretti, nostro sponsor ufficiale di questa Inverdurata 2011. Consiglio a tutti, agricoltori e non, di collegarsi a www.sicilia.coldiretti.it e ne scoprirete veramente delle belle. Quindi seguitemi, andremo ad intervistare il popolo pachinese e i turisti che sono accorsi da tutta la Sicilia per vedere secondo loro chi è il disegno più bello e quale fra questi vincerà il premio appunto del 2011. Senta, secondo lei qual è il disegno che può vincere quest'anno? Allora, quella dei caduti, da non dimenticare. Quella con le tre croci? Sì. Cioè, forse la più significativa, anche se sono tutti belli, è molto significativa. Allora, il più bello secondo me è aspetta, quello di Pinocchio, è bello anche, bello. Pinocchio, e poi secondo te? Anche. Insomma, abbiamo trovato le signorine Pinocchio! Yeah! Arrivederci! Ne ho visto uno laggiù in fondo, ora non, in questo momento non mi sto ricordando, comunque ce ne sono parecchi belli. E l'ultimo della lista? Sì, Giovani Italia. Esatto, quello è il più carino, veramente. Signora, secondo lei quale dei tanti può... Ho fatto la stessa scelta. Giovani Italia. Vediamo, lo scopriremo domani. Grazie, arrivederci. A me mi è piaciuto molto le tre croci. Ah sì, le tre croci. Sì, sì, molto bello, mi è piaciuto, non lo so, forse perché è in rilievo, non lo so. Bello, mi è piaciuto molto. Anche quella della chiesa Pompei mi è piaciuta molto. Vero, anche è perché è semplice quello delle tre croci, sì, quindi sì. Si evidenzia di più. Sarà quello delle tre croci il vincitore di questo 2011? Lo scopriremo domani. Non si sa, domani. Grazie, grazie, ciao. Ciao. Ma secondo lei chi vince quest'anno? Qual è il disegno più bello? Il primo non ricordo bene. Ma che? Ma come stiamo? Cioè l'ultimo? Il primo di sotto. Quindi Giovani Italia. Sì. Grazie. Prego. Ma questo è poi uno là sotto. Là sotto l'ultimo? La Giovani Italia? Qual è il disegno più bello secondo te? Tutti sono belli, hanno qualcosa in particolare. Per quello l'hanno disegnato e quindi sono tutti belli, hanno tutto un premio nel suo posto. Grazie. Ciao. Qual è il disegno più bello secondo te? Secondo te me è quello là, laggiù là in fondo, là, no, questa qua. L'altra, qual è il l'ultimo. Giovani Italia. Bello. Li devo rivedere. Uno che l'ha colpito. Il primo, questo, bellissimo. Ah, questo qui del comune. Sì. Bene. Grazie. Prego. Secondo me quello del quante persone sono morte per fare l'unità d'Italia, ecco. E da dove viene, signora, se può? Pozzallo. Da Pozzallo. Bene, anche da Pozzallo ospitano Pachino. Buona continuazione. Sono tutti belli. Ma uno in particolare che l'ha colpito? Non so, forse le croci, perché non dobbiamo dimenticare chi è morto per noi. E quello delle tre croci, poi quello dell'immagine di Cavour pure. Sì. Quindi tre croci e l'immagine, sì, di Cavour. È chiaro che le tre croci ha un significato molto profondo dei tre periodi storici, no? Dal Risorgimento fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il primo premio? Quale piace a te? Quello di Pinocchio. Quello di Pinocchio. Ciao ragazzi, una domanda veloce. Secondo voi qual è il disegno più bello che vi ha colpito? Oh, questo qua. Di Cavour. Quindi il primo, questo del comune. E quello di Cavour. Va bene, scopriremo domani chi vincerà il primo premio. Era belle, belle veramente tutte, fatte con passione, con dedizione. Poi il tema di quest'anno proprio è stato l'Unità d'Italia, è stato indicato. Ieri molto notte, belle, cioè, belle. Stanotte fino alle ore 3-4. Che lavori e ci hanno Ma secondo lei
quale sarà il vincitore di quest'anno? Ma mi è piaciuto Pinocchio, non lo so perché questa favola italiana, non lo so, io mi è piaciuto Pinocchio, a dire la verità. Le dico la mia verità, non è l'unica che gli è piaciuto. Grazie, allora condivido, la ringrazio. La signora armata di tecnologicamente macchina. Ha fatto bene. E più a Garibaldi perché mi piace Garibaldi e sono simpatizzante di Garibaldi, non ci posso fare niente, ragazzi. Quindi secondo lei il disegno che l'ha colpito di più? Il disegno mi piace, ma mi piace Garibaldi. Viva Garibaldi. Viva Garibaldi, viva l'Italia. Buonasera. Ciao. Ma secondo lei qual è il disegno che può vincere più bello? Per me è la caduta dei morti, delle croci. Quella con le tre croci. È troppo bello. Io veramente non le ho guardate per vedere qual è il più bello, però chi da sotto a Garibaldi mi è sembrato... L'ha colpita di più. Forse vincerà lui, vediamo. Veramente non ne posso disprezzare gli altri perché sono tutti belli, veramente. Questo è vero, che l'ha colpita di più. Ma sono tutti belli, veramente. Sono tutti belli, viva l'imparzialità. Ecco. Tra un parere e l'altro vi confido che io al termine di questa carrellata, per secondo il mio personale giudizio, vi dirò quello che mi piace di più. Quindi scopriremo alla fine se può essere importante questo per Ivan Sortino, secondo lui qual è il disegno che debba vincere. Non mi ricordo il titolo, ma è... È l'ultimo. Il primo, diciamo. Giovane Italia. Prima anche Amor di Patria era carino. Bene, bene. Secondo voi, avete visto la carrellata, avete guardato, qual è il più bello? Secondo te qual è il più bello? Beh, il più bello è quello che ho visto dell'unificazione d'Italia, il sogno di Garibaldi. L'ha fatto una certa Giulia Lauretta, è davvero ecco bello quello. Secondo te, che è il più bello? No, secondo quello dove ha rappresentato Pinocchio. Pinocchio, secondo te? Anche me, quello che dove Pinocchio. Pinocchio, quindi due Pinocchio, uno Giulia... Com'era? Giulia Lauretta. Giulia Lauretta. È fatto da Giulia Lauretta. È fatto da Giulia Lauretta, no? Che rappresenta Giulia Lauretta. Certo. Cercheremo di capire chi è questa Giulia Lauretta. Bene, ciao ragazzi, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Uno dei primi della seconda sezione. Dove c'è il viso di Garibaldi? Dove c'è il viso di Garibaldi? Il più bello che mi ha colpito è la ragazza che c'è che fa la forza, cioè che è stata la donna che ha fatto la guerra. Ho capito. Non mi sono piaciute le tre croci. Ah, non gli è piaciuto? No. Eppure molti ne parlano, sono... Mentre c'è l'altro, quello dei tre, Cavour, Garibaldi, il re, bellissimo. Bello. Poi questo è il comune di Pachino. È bellissimo, sì. Vabbè, sono tutti belli, quindi no, non ce n'è uno in particolare, sono tutti belli. Io sinceramente ce n'è uno che parla dell'unità proprio stretta stretta. Sì, dell'Italia. Dell'Italia, sì. Sì. Mi sembra qua sotto uno dei primi che abbiamo visto, sono tutti quanti belli. Ma lei dall'accento non è di Pachino? No, io sono di Catania, però vive a Cecina, in provincia di Livorno. Bene, salutiamo gli amici di Cecina. Grazie, ciao. Arrivederci, grazie. Secondo lei qual è il disegno che l'ha colpita, che è più bello e che possa vincere? Il primo in fondo? Quindi Giovane Italia. Sì. Grazie. A voi. Prego, arrivederci. Ciao. Sempre il primo. Anche per te Giovane Italia, sempre in fondo. Grazie, ciao. Buonasera. Secondo lei qual è il disegno che può vincere, può ambire? C'è da dire che sono stati bravi. Tutti sono... suggestivi e esaltano i prodotti tipici del logo. Complimenti. Grazie. Lei da dove viene? Da Catania. Da Catania. Buonasera, secondo lei qual è il disegno più bello che l'ha colpita? Non lo so ancora. È un po' indeciso. È da scegliere ancora, anche perché sono tutti belli. Sono quest'anno veramente belli. Effettivamente c'è molta espressione. Una domanda, secondo lei qual è il disegno che può ambire alla vittoria? Non lo so, non riesco. Riesco a memorizzare. Sono troppo belli, tutti fatti bene. Cioè, ogni anno sono più belli, sono più... Lei di Pachino? Originale di Pachino, sì. Quindi è l'ottava volta che viene qui a Pachino a visitare? Certo, vengo sempre. Ok, non mi vuoi dire dove vive? Avola. Ah, Avola, salutiamo gli amici di Avola, ciao Avola. Grazie, arrivederci. Quello con Garibaldi, è interessante. Bene, quello con Garibaldi.
Allora, mi piace l'eroina che tiene in mano la bandiera. Sì. Vai. E poi questo è molto efficace. Il primo, proprio, quello del comune di... Visivamente, proprio, molto efficace. Va bene, okay. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. All'attenti, buonasera, una domanda. Qual è il più bello secondo lei? Questo qua è il primo. Il primo del comune di Pachino. Niente, è molto bello. L'ha colpita, bene, grazie. Non saprei, sono tutti belli. Belli. Dietro le quinte ascoltiamo Per me la giovane Italia. E ben realizzati. Sì, sì, mi associo. Grazie, buonasera. Ciao, vieni qua. Sono curioso di sapere, secondo te, qual è che ti ha colpito che può vincere domani? Quello di Pinocchio. Sì, siete in tanti che ne sempre parlate. Sì. Bene, Pinocchio. Grazie. Ciao, ciao. Non saprei, sono tutti belli. Qual è di tutti che ti ha colpito? Ma non, sinceramente non ce n'è uno, tutti l'ho guardati così, vanno tutti bene. Sì. Tutti vincenti. Vediamo. Ciao. Auguri. Grazie, ciao. Allora, qual è il disegno più bello? Quello di Garibaldi. Uno dei più belli che ho visto, veramente. Bello, 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 bello. Complimenti a chi l'ha fatto, veramente. Infatti, un applauso anche all'APAC, l'organizzatore, al comune di Pachino che ha fatto questa 8ª edizione. Non si meritano niente, si meritano soltanto i ragazzi che l'hanno fatto, non loro. Quello che può vincere è quello con la donna, la bandiera, non mi viene quella il nome. Quella che tiene in mano, sì, la, sì, bandiera. Sì, bene. Sì, non mi viene il nome, te lo ricordi, Noemi? Italia, Miss Italia, non so no, cos'è. Miss Italia 2011. No. Oh. Comunque quello, quello. Sì. Voi venite da? Portopalo. Un salutone agli amici di Portopalo. Va bene, grazie. Secondo lei chi vincerà? Che cosa? Il primo premio, 300 euro. Ah. Chi è il più votato, il più bello? E beh, l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia. Bene, signora, lei ha visto attentamente. Siamo in diretta? Non siamo in diretta, noi siamo in differita. Oh, ho capito. In caso va male, tagliamo. Ah, quindi state registrando? Sì, sì, noi registriamo. Quindi, occhio a quello che risponde. Sì. Qual è, secondo lei, il disegno che può ambire alla vittoria? Ma guardi, questa per me è la prima volta, è la prima volta che io vedo l'inverdurata, sì, è strano perché io sono cittadina pachinese, però questa è la prima volta che vedo l'inverdurata. Viva la sincerità. Mi dovrebbe tirare le orecchie. No, non mi permette. Non lo so, sono tutti belli, però mi ha particolarmente colpito quello con Pinocchio. È un'idea molto, molto originale per rappresentare, appunto, per parlare, ecco, di responsabilità, un'idea molto originale. Io non avevo fatto caso a questo aspetto nella favola di Pinocchio, però ci sta. E io spero che vinca quello perché mi è piaciuto molto. Poi è stato fatto anche da ragazzini piccoli, sì, quindi sì. Potrebbe essere anche l'occasione per premiare. Abbiamo visto nel video, vi consiglio di vederlo se non l'avete visto, ovvero Inverdurato 2011, La notte della fantasia, dove appunto i ragazzi costruivano questo disegno. Beh, che dirle, signora, non è l'unica che ha detto questo su quel disegno di Pinocchio. Mi fa piacere, allora speriamo che vinca Pinocchio. Secondo lei qual è il disegno che può vincere questa Inverdurata 2011? Il Garibaldino potrebbe vincere il premio. Domani. Il premio, sì, sì, veramente bellissima. Bellissima in questa Inverdurata. Vero. Ho visto però che vi sono parecchi doppioni, Garibaldi, sì. Però voglio dire, sì, ho ammirato per esempio quello del Silvio Pellico, quell'allerchino, no? Pinocchio, sì, quel Pinocchio che era molto più simpatico, insomma, l'ho visto come la parte più importante, sì. Perché... non bisogna essere ripetitivi nelle cose. Sì, ha avuto una funzione importante, voglio dire, un momento storico importante, però secondo me ci potevano stare anche altre fantasie, no? Secondo te chi vincerà? Pinocchio. Non è facile, sono tutte belle, interessanti e sono centrate sull'argomento. Francamente tutte particolarmente belle. Ce n'è uno giù dell'Italia divisa in tre parti, quella sì. Ecco, sì. Voi da dove venite? D'Avola, sì. Anche le donne della Lupara, quella parte della mafia, sì.
Per me sono tutte, perché sono tutte belle. Vero, sì. Qualcuno che l'ha colpito in particolare? Qualcuno che me l'ha colpito in particolare? Nessuno, perché sono tutte bellissime. Che bella, viva la sincerità. Sono tutte belle. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Una domanda, secondo lei chi può vincere? Pinocchio. Pinocchio. Com'è? Qual è il disegno più bello che può vincere? Quel disegno, ma c'è uno là che è disegnato preciso con quella barba bianca, Giuseppe Garibaldi, è bellissimo veramente. Giuseppe Garibaldi, insomma se la combattono tre, Giovane Italia l'ultimo, Giuseppe Garibaldi e Pinocchio. Abbiamo fatto, voi pachinesi avete fatto il primo, secondo e terzo posto, lo scopriremo domani in piazza. Ho capito. Bene amiche ed amici, siamo giunti al termine di questa carrellata dei disegni qui proposti per l'ottava edizione dell'Inverdurata 2011 in via Roma a Pachino. Non mi resta che salutarvi e mandarvi ai prossimi video dove appunto si verrà proclamato il vincitore di questa Inverdurata edizione numero 8. Ma prima di salutarvi, ogni promessa è un debito, vi dovevo dire, secondo me, il mio parere, il mio umile parere, il disegno che può ambire a questa vittoria. Sinceramente ce ne sono due che mi hanno colpito veramente, e sono Pinocchio e l'Unificazione e la Giovane Italia. Chissà se questi due disegni saranno i protagonisti domani in piazza Vittorio Emanuele per la vittoria finale. Un saluto da Ivan Sortino, un abbraccio, ciao, alla prossima!